divise nuove, adesioni in crescita, animazione per bambini, il tutto con un unico obiettivo ben fisso nella mente: aiutare chi lotta ogni giorno contro la sclerosi multipla. Sabato 4 gennaio torna quello che è un classico di inizio anno e che da 9 edizioni convoglie in un'unica sede politici, giornalisti, parroci e volontari di diverse associazioni fanese. Nato da un'idea dell'allora parroco di Sant'Orso, Don Giorgio Giovannelli, e di Piero Valori, il Volley della Befana, evento a metà tra lo sportivo e il goliardico, è ormai stato inserito in pianta stabile nel ricco calendario del Natale Più, e anche quest'anno è destinato a riempire il Palace Allende. Come ormai da anni si affronteranno 4 squadre particolari e quella da battere sarà quella dei parroci delle parrocchie, che sono 3 anni ormai che si aggiudica il titolo. Un'occasione più unica che rara dunque, nella quale i politici della città per una volta non saranno divisi da ideologie o partiti, dove i preti svestiranno l'abito talare per indossare magliette e pantaloncini, dove i giornalisti poseranno penna e taccuini diventando loro stessi la notizia, e dove tante realtà associative potranno ancora una volta dimostrare il loro grande cuore. Un'occasione che coincide tra l'altro con l'inizio dei festeggiamenti per il 70° compleanno di Avis Fano. Sì, in effetti noi come Avis abbiamo sposato sempre questa causa del torneo della Befana dal primo anno, questo è il 9° anno, e capita quest'anno che il lancio per il 70° anniversario di fondazione di Avis Fano, quindi è un maggior orgoglio la scelta del torneo della Befana per lanciare il 70avis, come l'abbiamo definito. Noi abbiamo 4 partecipanti al torneo della Befana, cercheremo di dare il massimo e cercheremo di portare il nostro cuore Avis all'interno del torneo. A completare le formazioni che scenderanno in campo ci saranno tanti sportivi locali, tra cui il pilota di Moto3 Marco Gaggi, il capitano della Giban Virtus Gio Salgado, il capitano del Fano Calcio Gianluca Carpani e Lollo Marcantonini, nazionale della squadra italiana di calcio amputati. Insieme a loro anche Ivan Cottini, il modello pesarese diventato ormai un esempio di forza e tenacia quando si parla di sclerosi multipla. Quest'anno la Carnevalesca entra nell'organizzazione di questo che è il primo evento dell'anno. Ci fa molto piacere, ci fa piacere perché è un evento di beneficenza e quindi la Carnevalesca in questo non può mancare. Quest'anno l'associazione che raccoglierà la beneficenza di questa serata sarà appunto l'AISM e appunto come testimonial chi meglio di Ivan Cottini, che è un nostro concittadino ma è anche un grande testimonial a livello nazionale. Oltre ad Ente Carnevalesca e Avis, l'evento il cui fischio d'inizio è previsto per le 20:30 con ingresso ad offerta è organizzato dall'associazione Noi di Sant'Orso, dalla Croce Rossa e dal Vespa Club, ai cui volontari spetterà il simpatico compito di travestirsi da befane e consegnare le calze ai bambini. Tra un'alzata e una schiacciata si alterneranno poi sul parquet e sugli spalti gli artisti dell'Accademia dello Spettacolo e gli animatori di Baby Party Topolino, per una serata che ancora una volta dimostra come a Fano, quando si parla di beneficenza, non ci sono divisioni che tengano e che quando è il momento di giocare la partita della solidarietà, tutti vogliono scendere in campo.